Sicuramente posso dire che si chiama Costanza, e questo ormai è ovviamente uscito, e è una giovanissima donna che vive in una famiglia anche di un ceto sociale alto, perché lei è una contessina, e in una famiglia in realtà anche molto moderna rispetto ai tempi, siamo nel fine 800, lei vive in questa famiglia apparentemente molto idilliaca, molto, molto pacifica, molto bella, e il padre Augusto Di Giusto, che è interpretato da Paolo Sassanelli, che è un attore meraviglioso, e poi parleremo del mio rapporto con il resto del cast della troupe, se no non andiamo più avanti. Il padre, appunto, come dicevo, di Costanza è un uomo molto molto moderno, lui è appassionato di scienze, quindi sarà proprio lui a portare a Palermo il cinematografo per la prima volta, da cui, per il quale si farà questa esposizione, diciamo. La mamma di Costanza si chiama Matilde e è interpretata da Alessia Giuliani, che è un altro capolavoro dell'umanità, secondo me. E Costanza è fidanzata con Antonio, che è interpretato da Teodoro Giambanco. E niente, insomma, la storia si apre con loro che devono andare a questa mostra, a questa esposizione, che è un grandissimo evento, soprattutto per Costanza, sia perché ha un grandissimo amore rispetto nei confronti del padre, ammirazione, sia perché il padre le ha trasmesso appunto un interesse molto forte nei confronti della scienza, delle novità, del tempo, e quindi diciamo che Costanza è, nonostante un contenitore, diciamo, molto di fanciullezza e di leggerezza, è comunque un po' diversa rispetto a, diciamo, a quello che si, soprattutto a livello di educazione, non è una, insomma, che pensa tanto all'apparire in società, quanto più appunto a un'occasione del genere che può, appunto, dove può vedere le novità scientifiche dei tempi. E andranno a questa esposizione, purtroppo non sarà una gioia, diciamo, perché ci sarà un incendio, e da qui poi partiranno tutta una serie di storie, e di problematiche, diciamo. Costanza, diciamo, tendenzialmente si renderà conto che la realtà che la circonda, compresa la sua famiglia, non è quella che pensava, e quindi comincerà con non poche fatiche a cercare di trovare una giustizia e una libertà personale, ecco.